Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo mix. Vai Birillo, facci vedere. Allora, un mix di liquidi che abbiamo già fatto in precedenza. Il croccantissimo del Santone dello Svapo e l'MK Ultra del Santone dello Svapo. Allora, come abbiamo preparato questo mix? Abbiamo tolto 20 ml di croccantissimo e messo via e aggiunto l'MK Ultra, un tabaccoso insieme a croccantissimo che al suo interno ha burro e popcorn, buonissimo, viene un tabaccoso dolce, da paura, una cosa buonissima da provare. Ora andremo a fare la prova in tre varie tipologie di svapo, da guancia con lo Speed Revolution, col Gani da Claude e con la Tank e il Kaifun 5, con una resistenza da 1,14 ohms tirati a 22. Andiamo a provare. Vai Gabri, provalo dove vuoi provare subito. Sul Gani. Abbiamo miscelato tutto, lasciato riposare per un po'. MK Ultra un pochino scuro perché è il nuovo batch di liquido, quello nuovo del Santone, buonissimo liquido anche da fumare da solo così per chi vuole fumare un tabaccoso. Ciao, voto 10. Buonissimo. Ora facciamo la prova su da Cloud, fumo ne fa abbastanza, bello cremoso. Anche da Cloud è buonissimo. Si sente proprio io sento il burro e il tabaccoso. Buonissimo. Ma ti avvolge il sapore. Ti rimane il burro in bocca, cioè è pauroso. Una bomba. Ora andiamo a provarlo sopra lo Speed Rail. Lo mettiamo qua alto vicino. Sullo Speed Revolution con la Dolphin della Crea, una bella boxetta MBF meccanica. Abbiamo fatto la resistenza con il 28 gauge nickel cromo 80, reagisce bene, parte subito. E anche qua è buonissimo. Ora sento un po' più il tabacco, però buonissimo. Perché lo Speed è fatto apposta per i tabaccosi. Tira fuori subito il tabaccoso dell'MK Ultra. E poi ti rimane il dolce finale, perché questo qua tira fuori molto secco dai tabacchi. Non è come lo Strike 18 che tira fuori il dolce. Buonissimo anche sopra lo Speed Revolution. Ora andiamo a fare la prova sopra al Kaifun 5. Vai Gabri, la possibilità di fumare questo liquido in tantissime maniere, sia nella tank, sia su una giustessa, puoi fumare dove vuoi questo liquidozzo 70-30. Ricordiamo, abbiamo fatto 20 ml MK Ultra, abbiamo tolti dalla boccetta di 50 di quello lì di 20 e abbiamo aggiunto i 20 e 30. Una bella miscelazione. È buonissimo anche qua sopra. Buonissimo. Una squisitezza. Mix da provare perché vale. A chi gli piace il tabaccoso dolce, può durante la giornata dentro una tanchetta così, ti fai due carichette al giorno e vai. Sì, è che se pigli via a spipettare ci vuole una boccetta di questo qua, perché è davvero buono. Liquido che ti soddisfa perché c'ha il dolce e il tabacco. Sì, anche perché smette di fumare, si avvicina al tabaccoso, che vuole provare il tabaccoso dolce, può essere un
una bella combinazione, sì, giusto mix per provarlo. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo il canale su Instagram e su Facebook. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Ciao!